Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video ragazzi. Mancano pochissimi minuti alla fine tra Torino Milan. Occhio perché se invece fosse stato rigore, il Milan aveva proprio l'occasione. Non dico nulla ragazzi, mi sto completamente in silenzio, però sono 5 minuti di recupero. Mancano circa 2 minuti e mezzo. Che dire ragazzi? Non parlo fino alla fine. Andiamo a leggere però le statistiche, ragazzi, perché ho visto, ho ascoltato un po' la telecronaca, però non ho guardato la partita, che praticamente è stata una partita molto equilibrata, con comunque il Torino che ha fatto i suoi tiri in porta. C'è stato un rigore dubbio a favore del Milan, che però non è stato dato. Raga, che dire? Però adesso noi parliamo, non parlo da interista, parlo da sportivo, no, perché esterno. La Juve, ragazzi, oggi ha vinto, il Napoli ha perso. Cioè, ragazzi, facciamo questo discorso, no? Se la Juve avesse vinto con l'Inter, no? Sarebbe a 65. Sarebbe praticamente a meno 3 punti dal primo posto. Cioè, ragazzi, questo fa capire quanto è aperto questo campionato quest'anno, ragazzi. C'è un campionato in cui c'è una partita tipo da far vincere lo scudetto, quando in realtà adesso praticamente ti fa stare a meno 6 punti dal primo posto in questo momento, perché il Milan pur pareggiando sarebbe prima. Anche se l'Inter ha una partita in meno. Cioè, ragazzi, il Torino che comunque nel suo ha fatto la sua partita a 39 punti, è undicesima lì lì. Raga, ma. Cioè, non so neanche cosa devo dire. Perché praticamente oggi il Napoli ha perso. E quindi l'Inter ha recuperato i 3 punti sul Napoli. Il Milan che sta pareggiando, quindi così ne recupererebbe due. Ma mancano praticamente 50 secondi, ragazzi. Mancano esattamente 50 secondi. Alzo un po' il volume, ragazzi. Non so se sentirete bene, ma mancano praticamente, ragazzi, 40 secondi. Sempre se non verrà aggiunto del tempo extra. Ragazzi, per chi non lo sapesse, non ho Sky, sono un povero di merda. Quindi praticamente ascolto la telecronaca sul 17, a parte l'Inter che me la vado a guardare. Quindi, ragazzi, sto praticamente ascoltando la telecronaca con Tiziano Crudeli. Vabbè, penso. Chi è che non conosce Tiziano Crudeli? Mancano esattamente, ragazzi, 10 secondi. Sempre se non va raggiunto del tempo. Ragazzi, intanto qui ci stanno pescando le legnate. Sono finiti 5 minuti, ragazzi. Però non è ancora finita. Qua ragazzi stiamo praticamente parlando di un rigore che poteva esserci per il Milan. Però non so, cioè a quanto pare ragazzi non gliel'hanno dato, ci sono dei pareri contrastanti. Un attimo ragazzi. Non si capisce niente, ragazzi, non parla nessuno. Non parla nessuno. E dai, però. Ci sono crudeli, raga, quando c'è la telecamera che sta muto. Dimmi qualcosa. Già, ragazzi, siamo praticamente a 50 secondi in più rispetto ai 5 minuti che sono stati assegnati dall'arbitro. Come 3 minuti da ora? Oh, ma che sta di? Calcio di punizione per il Milan, ragazzi, hanno dato del tempo, non sto capendo niente, hanno detto 3 minuti in più. Oh! Mi faccio dell'ansia. Allora, la punizione ha detto che mancano 30 secondi. Quindi, ragazzi, in teoria questa è l'ultima azione della partita. Calcio di punizione per il Milan. Tiziano Crudeli mi fa impazzire quando mamma mia, quando esaurisce e comincia a urlare. Raga, cacchio di punizione per il Milan, lo stanno sfottendo, raga, lo stanno sfottendo. Finita! È finita! È finita! Mamma mia, raga, ma...
Finita 0-0 tra Torino e Milan. 3 punti recuperati sul Napoli, 2 punti recuperati sul Milan. E abbiamo, ragazzi, una partita in meno. E vincendo la partita da recuperare, saremmo primi. Va bene così, ragazzi. Restiamo calmi perché ancora ci sono tantissime partite. Ovviamente, raga, a parte gli scherzi, è normale. Da interista, ragazzi, godo. Ma dico, non è che ci vorrebbe. Non è che ci vuole. Non lo so. La persona più intelligente al mondo per capirlo. Perché praticamente, ragazzi, in questo momento il Milan è sempre in testa, no? Con 68 punti. E poi l'Inter e il Napoli a 66. Ma l'Inter ha la partita da recuperare, il 30 col Bologna. Quindi in questo caso sarebbero, con la vittoria, sarebbe a 69. Però, ragazzi, non calcoliamo la partita col Bologna perché il Milan ci ha pareggiato in casa addirittura. Noi dovremmo andarci a giocare in trasferta. Quindi, ragazzi, il Bologna è una partita da prendere con le pinze, soprattutto anche col fatto di Mihajlovic che sta male. Ragazzi, sono dei giocatori che danno l'anima in campo. Quindi, ragazzi, non è una squadra da sottovalutare. Io sto parlando da un punto di vista statistico. Però, ragazzi, è una partita molto complicata e bisogna, ripeto, prenderla con cautela e non dare per scontato nulla. Perché, ragazzi, soprattutto l'Inter, per come ha giocato dal girone di ritorno, non c'è da dare scontato nulla. Neanche le squadre con la Salernitana, senza offesa per la Salernitana. Adesso, ragazzi, ripeto, la prossima settimana giocherà venerdì l'Inter, giocherà con lo Spezia fuori casa. Ragazzi, è una partita da vincere e vincere. Perché, ragazzi, ripeto, andiamo a vedere, ragazzi, la prossima settimana chi giocherà con l'Inter. Allora, la prossima settimana ci sarà Milan-Genoa. Sì, Milan-Genoa. La sera alle 7 ci sarà Spezia-Inter. E il Napoli gioca contro la Roma. Napoli-Roma. Bella partita, ragazzi. Napoli che deve assolutamente vincere per provare a star dietro è ancora, perché comunque, ragazzi, ancora il sogno scudetto è ancora apertissimo. Però non deve assolutamente perdere. Il Milan e l'Inter, che hanno una squadra, hanno partite, 2 partite, una partita. Vabbè, raga, mamma mia. Milan e Inter, che hanno 2 partite più semplici rispetto a quella del Napoli. Ragazzi, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questo pareggio. Ovviamente, ragazzi, io sto abbastanza godendo. Sto abbastanza godendo. No, a parte gli scherzi, ragazzi, ripeto. 2 punti che l'Inter recupera sul Milan e 3 sul Napoli. La Juve, ragazzi, attenzione, non dico nulla, non dico nulla. Niente, ragazzi, fatemi sapere con un mi piace se il video vi è piaciuto. Ragazzi, ovviamente iscrivetevi, attivate la campanellina così rimanete sempre aggiornati su tutti i miei contenuti. Ovviamente, ragazzi, vi ricordo che in descrizione vi lascio tutti i miei profili social. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo domani con dei nuovi contenuti. Bella.